Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, eccomi qua in un terzo video sempre registrato nello stesso giorno perché mi va così a me. Oggi mi sto sbizzarrendo un po' di più a registrare più video in un giorno, ovvero in una tutto in domenica. Aspettate un secondo che mi sistemo un po'. Ed eccomi, allora dunque mi sono sistemata un po', mi sono avvicinata un po', ora vi avvicino un po' io, aspettate. Ok, senza fare danni ovviamente. Sì, ho i capelli un po' pazzerelli, ma pazienza, perché questi sono i miei capelli e a me piacciono, e credo anche a voi d'altronde. Allora, questi prodotti sono, allora, questo è il video dei prodotti preferiti beauty che sto amando in assoluto in questi giorni. Allora, comincio da quest'acqua micellare che è la mia prefe, non c'è che dire, adoro, e mi strucca bene, mi toglie anche l'alone di mascara, ma anche l'alone che ho qua sotto all'occhiaia, che è veramente pietoso da vedere, bruttissimo, è veramente schifosissimo da vedere, ma vabbè. A me piace e adoro perché mi fa sentire a mio agio qualsiasi cosa io metto sul per truccarmi, se va a sporcare qua sotto lo rimuove in un secondo, non so come fa, boh. Comunque mi piace molto e ve lo consiglio perché è topissimo, è top veramente. Allora, ce n'è 400 ml di prodotto, è fenomenale. Poi non brucia, questo non brucia, non, appunto, e va benissimo. Poi questo è della Garnier, vi dicevo, è della Garnier e mi piace tanto. Poi come secondo step vado a utilizzare questo qua, una nuova new entry che ancora non ho utilizzato, ma quando sarà lo utilizzerò. Ed è della, a posto di questa, quando finirà questa, utilizzerò questa qua della L'Oreal, una new entry che non ho mai visto, non sono riuscita mai a reperire sia online che negli store di acqua e sapone, sapone e profumi, e ho voluto vedere se c'era questa qui e l'ho trovata, sapone e profumi, non mi ricordo il prezzo, ma non è costata tanto, 400 ml di prodotto per un paio di 6 mesi, top. Questa è L'Oreal Paris latte fiori rari, deterge, strucca e nutre, rose, gelsomino e lenitivo per pelle secche e sensibili addirittura. Tra l'altro ho visto sul canale di Temptation Beauty Federica, quindi grazie Federica. Vediamo, staremo a vedere se davvero brucia o meno, non lo so, non l'ho mai provato, lo proverò sul viso, se mi dà fastidio lo risciacquerò all'istante, comunque non dovrebbe essere male per niente. E niente, sugli occhi ovviamente non lo metto, ma sul viso credo di sì, anzi senza credo. Ovviamente al suo tappo erogatore, come potete ben constatare, questo suo tappo erogatore, quindi va benissimo per me. Per fare tac tac e prendere il sapone. Poi vi dicevo, questa con le rose del latte detergente per pelli sensibili con l'estratto di rose antiche, se vi piace bene, ma se non siete amanti del profumo alle rose ve lo sconsiglio totalmente. Comunque niente, acqua le rose Firenze 1867, quindi top, fantastico. Quindi mi piace, non brucia e non dà fastidio, anzi è oleoso, bello oleoso, e aiuta per, come si può dire, per togliere tutto il trucco, sia quello, no, waterproof non credo, ma anche quello naturale, quello, come dire, quello meno difficile da levare sarebbe il trucco, quello che non è appunto waterproof, che è fatto per... andare a fare la spesa, non dico un trucco proprio professionale, ma almeno un trucco che faccia alla mia portata. Vabbè, non dico che io non faccio trucchi, chissà quali trucchi strong, però questo, vedete, oggi sono truccata così, ve lo faccio vedere, sarà una scenità per voi, ma a me piace, sinceramente, mi piace molto.
E nulla, questo è il mio latte detergente, estratti rose antiche per pelli sensibili, perché ho la pelle molto sensibile e non mi sta dando nessun problema, lo sto amando follemente, quindi top. Poi, come scrub, esfoliante, scrub esfoliante quotidiano, sto utilizzando della Nivea, questo qua, antibatterico, ovviamente leviga veramente la pelle, la lascia bella, non proprio dico profumata, ma morbida, rimpolpata e luminosa, diciamo, anche bella fresca, diciamo la verità, sì, senza microplastica, vabbè, questo non lo so, comunque non me ne intendo, non sono una biologica, come si dice, non so come si dice, comunque avete capito, non voglio entrare troppo in parentesi che non mi riguardano, però è così, ragazze. Questi gel scrub quotidiano, non voglio uscire troppo fuori tema. Ti piace? Sì, mi piace, e ha uno scrub molto molto buono, quindi vedete, questi sono gli scrubini con lo scrub che si vede, vedete qua, ai granulini, non ve lo esco fuori, non lo ha, come si può dire, non lo faccio uscire fuori perché sennò mi sputacchia tutto dappertutto, non è il caso. Comunque questo è il oddio, non so se si può vedere qualcosa, se si capisce qualcosa. Questo è lo scrub con i granuli ed è molto molto buono, fantastico, top, fenomenale. Poi, come ultimo ma non per importanza, ma ce ne sono tante altre che mi stanno piacendo, c'è anche un'altra nuova entrata che dopo la faccio vedere come terza e penultima entrata. Allora, adesso ho iniziato perché l'altra l'ho finita di Nivea, qualcos'era, no, acqua e rose. No, sto sbagliando. Di Vichy l'ho finita e sto iniziando. Questa è la Nivea crema giorno e nutriente. La uso anche la notte, non sempre, ma tante volte me ne frego, la utilizzo anche di notte. È vero, mi fa un po' sudare, ma me ne può fregare da meno. L'importante è che mi nutre la pelle e me la ammorbidisce, perché io la pelle è molto molto secca. Cioè. E mi faccio, dopo questo scrub, rifaccio un po' di, come si chiama, massaggio con questa crema qua della Nivea, molto buona e fa veramente un profumo da bimbi, troppo buona, fantastica. Questa è la crema in sé, vedete? Questa è la sua cremina, la mia cremina, top. La richiudo perché voglio evitare sprechi, però a me piace da matti, è la mia preferita. Non so se voi ne usate altre, però a me piace da matti, quindi top, fenomenale. Poi, come ultimo prodotto, ma non per importanza, ce ne sono ben tre, ma qui finisco inizio a finire con questa Avene. Questa qua di Avene è top. E perché dico così? Perché io me ne spruzzo un po' sia sul collo che sul décolleté, qua e anche da questa parte, e fa una frescura che non vedete, non si può dire così, però fa un fresco che vi risolleva l'anima, non so perché, ma a me, ah, che pace, che tranquillità, perché questo dell'Avène è un mai più senza, ovvero un must have, sempre da avere in borsa, anche al mare, ovunque si va, perché è fenomenale. Sento dire qua su questa piattaforma di YouTube, scusate, mi sto grattando la gamba perché ho capito, sento dire qua su YouTube che è fenomenale perché aiuta contro il caldo, eccetera, anche post epilazione e via discorrendo, e conferma anche io che mi piace davvero tanto, quindi l'adoro per questo motivo, perché è rinfrescante e lenitivo, quindi top, ci piace, cara Avène U Thermale. Allora, poi scusate se vi ho mosso un attimo solo. Ok, allora, dunque, questa crema qui è della crema corpo che mi sta piacendo davvero tanto, ma è pazzesca perché, come si può dire, è biodegradabile, appunto. Poi per pelli secca, crema corpo, 98% di ingredienti di origine naturale, ingredienti di origine naturale, 98%. Ma questo perché ve lo dico? Perché a me piacciono queste cose, non è proprio, non so se sia bio o meno, vabbè, è dell'avocado, all'avocado, sentite bene, no, perché poi non mi vorrei svegliare,
poi 350 ml di prodotto, non ce ne può offrire di meno, ma per chi fosse interessato, eccolo qua, vedete qua. No, non si vedrà mai, però ve lo dico io, 350 ml di prodotto. Sì, fenomenale. Nivea mi piaceva da quando ero ragazzina, perché quando ero piccola usavo tutti gli altri prodotti, non mi ricordo quali fossero, però mio nonno e mia madre mi hanno detto che usavano la Kiko, credo Kiko, qualcosa di simile. Vabbè, la Kiko è più famosa, non Kiko, Kiko, si capisce anche, l'ho detto, credo, sì. Ma sì, dai. E poi Natural Good, vabbè, questo comunque mi piace, questa è una crema che è fantastica, ha un profumo, ma il più profumo che ho amato in assoluto, New Enti, che non l'ho utilizzato mai, e ho voluto utilizzarla giusto per i consigli di un'amica di mia nonna, che è fenomenale, ha un profumo veramente, sembra di stare alla spa, oppure una spa estiva, come chiamatela come volete. E questa qui di Leo Crema, 48 ore in idratazione intensa, nuova formula all'argan, oil body lotion, vabbè, è una lozione corpo, ma io la adoro perché è al bacio, è fenomenale. Quindi, quante volte ho detto fenomenale in questo video? Non saprei. Comunque, top. E che profumo ha? Sa di stare in spiaggia, non so perché, ma sa di stare in spiaggia. Non ho capito il perché, ma è allucinante, fantastica. E quindi la adoro per questo. L'ho messo tutto il corpo dopo la doccia, ovviamente, quando avete la pelle molto, molto o secca o irritata, quello che sia. Tra secca e irritata, non so cosa dire, cosa sia peggio, però ho questa, ho l'olio, ho la crema, appunto, questa qui, e andate a nozze, bellissima. Perché questa qui quanto ce n'è? 400 ml di prodotto addirittura per 12 mesi di PAO. Buona, già. E niente, aspettate un secondo. Niente, allora, dunque, questo video giunge al termine. Fatemi sapere di questi prodotti, quali avete provato. Comunque, per struccarmi, io non so se ve l'ho detto, ve lo dico per ultimo, utilizzo questi che sono veramente comodissimi. È vero, forse si sfalderanno un po', sono peggio della Lidl, ma la Lidl mi sono trovata bene a comprare certi prodotti, cioè come sapone per le mani o anche per struccarmici. Ma i dischetti della Lidl secondo me sono meglio delle... No, vabbè, lo Eurospin è anche molto meglio, ma secondo me, non lo so, non mi so dire. Tra i dischetti della Lidl e l'Eurospin, secondo me, cioè, se la giocano un po'. Che dire, a me piace questi tipi di dischetti. Aiuto, non so più come mettere questa luce. Vabbè, comunque, questi sono i dischetti della Fior di Magnolia, Maxi... Dischetti struccanti 70 pezzi. Allora c'è il lato tonificante, il lato struccante, appunto, come lo dice, e non lasciano pelucchi. Allora, sul lasciare pelucchi, questo è vero, quindi direi che è top. Anche qui, questo per quello mi piacciono, non si sfaldano e non lasciano pelucchi. Molti hanno detto che non è vero, che certe cose, certi dischetti struccanti, tipo la dei make up, non è il massimo. Non so da chi l'ho sentito dire, non posso fare nome perché non ne ho idea, ma sono, sì, si sfaldano la dei make up. Anche a me è capitato che i dei make up non è il massimo, mentre quelle della Lidl, aiuto, della Lidl si sfaldano. Quindi non so, non capisco il perché. Credo che anche la dei make up sia così, l'ho appena detto, sì, è vero. Mentre questi sono accettabili, almeno questi sono passabili, dai. No, ma la Lidl ha prodotti buoni. Non è sempre, ma tante volte a me piace. Poi, che dire, c'è, come si chiama? Non mi viene a mente. C'è altri tipi di catene di sempre dei negozi per la casa e per la cura della persona, ma non me ne viene in mente altri. Boh, Douglas, vabbè, Douglas non fa testo perché è una profumeria, quindi non mi voglio azzardare. E che dire, niente, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e a dopo, perché non so quando caricherò una sfilza di video oggi. Ciao, dopo. Ah, aspettate un secondo, e qui non so come fare, vabbè, per
perché volevo fare una foto con tutti questi prodotti che ho. E niente. Aspettate un attimo. Ok, ragazzi, ora vi saluto veramente e a presto, ciao. A un altro video.